Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, molto semplice, molto veloce. Proviamo a fare il rinvaso di quanto abbiamo seminato nel semenzaio caldo nelle settimane scorse. Questi sono pomodori giganti che mi avevano regalato l'anno scorso. Ho estratto i semi, non tutti hanno attecchito purtroppo, però questi sono molto belli, quindi possiamo cominciare a rinvasarli. Questo sarà l'ultimo step prima di metterli in terra piena. Io metto un po' di terra, di terriccio buono, con estrema delicatezza estraiamo senza toccare troppo la piantina. Io avevo messo solo un seme per panetto e attecchito, quindi sono stato fortunato. Ecco, lo adagio e metto il resto della terra. Premo leggermente ai lati qua. Ecco. Dopo innaffierò abbondantemente e metterò questa volta però in serra fredda, non in serra riscaldata, ormai il suo tempo lo ha fatto. Diverso sarà il discorso per questi. Qui avevo messo più semi, questi sono i pomodorini, sempre estratti da me i semi dell'anno scorso. Se vi interessa c'è il video per l'estrazione dei semi. Adesso metterò il panetto così com'è, farò crescere ancora un po' le piantine per arrivare a questo punto. Dopo, molto delicatamente, cercherò di salvare ogni singola piantina. Non mi piace strapiantare e buttare via le piantine, preferisco salvarle tutte se possibile. Andiamo avanti. Sto provando un nuovo tipo di ripresa con una nuova fotocamera, la qualità dovrebbe essere sensibilmente migliore, poi eventualmente se non lo volete scrivere nei commenti, perché ultimamente veramente c'avevo una qualità che lasciava a desiderare. Già io non sono un regista, quindi immaginatevi poi l'accoppiata. Quello in più lo depositiamo. Ci siamo quasi con la semina, anzi con il trapianto delle piante in piena terra. Marzo si dovrebbe essere aggiustato come clima. Oggi avevamo circa 20 gradi. Il brutto tempo dovrebbe essere passato. Arriviamo al punto di questi. Questi abbiamo detto sono i pomodorini. L'anno scorso i pomodorini mi hanno dato una soddisfazione incredibile, se vi ricordate fino a ottobre ho mangiato pomodorini, piante alte anche più di 2 metri. Rompo delicatamente la zolla e poi sempre delicatamente, diciamo mica tanto questa volta, ecco qua, cerco di mettere ai lati con le dita, di coprire tutti gli spazi vuoti. Sapete, c'è già un buon profumo di pomodori, è già estate. Questi sono molto delicati, se non li si tocca con le mani è meglio. I lati bene bene, metto a favore di camera, provo a cambiare inquadratura, vediamo se si vede meglio. Ho cambiato inquadratura, qui si dovrebbe vedere meglio. Qui con estrema delicatezza, cercando di tirar fuori le piantine. Thank you.
dicevo, sto provando questa nuova fotocamera, la qualità è sicuramente migliore rispetto a quello che usavo prima, anche perché ultimamente c'è stato un degrado dell'immagine notevole. Quindi spero che si veda meglio. Intento quest'anno di mettere a dimora circa 150-200 piante di pomodori, perché l'anno scorso con 110 piante circa, pur con tutte le malattie che abbiamo avuto, però siamo riusciti a fare una buona quantità di vasetti di conserva, di salsa, che è terminata adesso. Quindi abbiamo imparato la lezione, dobbiamo fare qualcosa in più. Queste piante qui, queste piantine, le ho tolte ora dal semenzaio caldo. Le avevo messe a dimora i primi di febbraio, se non erro, i semini. Ecco, ho notato che, ma ve l'avevo già detto nell'altro video, la resistenza posta sotto i vasetti secca moltissimo la terra. Questa le ho innaffiato a pranzo ed è già completamente secco. E se avete idea di fare una cosa del genere, magari tenetene conto, soprattutto nelle giornate calde. Ma non vi sto dicendo nulla di nuovo, questo lo sapete anche voi. Qui siamo andati un po' basso, quindi cercherò di mettere meno terra. Bene, ne ho moltissimi da fare, quindi non vi tedio ulteriormente. Vi ringrazio per come interagite col mio canale, mi fa molto piacere. Io quello che so ve lo dico, vi rispondo. Voi scrivete, cerco di rispondere a tutti ovviamente. E se, come sempre, se avete consigli da darmi, ben vengano. Se ve ne posso dare io, per quello che so, ve li do molto volentieri. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e vi auguro una buona giornata.